allora, improvvisamente 50 anni dopo siamo qua ancora uomini, giovani, della cultura, della cultura, quella con la K però, perché sennò qui si va dentro nell'idealismo con questa cosa della cultura. Siamo dei lavoratori dello spettacolo che cercherebbero di poter realizzare la propria funzione sociale in un rapporto con la città che forse è un po' indifferente, però vedo un signore là alla finestra. Speriamo che di queste nostre iniziative si sappia e si possa dare uno sviluppo, anche perché questa città benedetta è stata la città più vivace culturalmente. Stasera, a parte il lirico, ma si doveva partire dal Gerolamo. Il Gerolamo è stata una fucina di proposte. Milano era una città apertissima. L'anno prossimo ci sarà... Cosa devo fare? Andare avanti o andare indietro per evitare il Larsen? Vado indietro. L'anno prossimo ci saranno i 50 anni dalla nascita del canzoniere italiano in Istituto Ernesto De Martino, eccetera. Dico questo perché molti non se lo ricorderanno, perché non ci sono solo i teatri chiusi. Milano ha anche espulso delle realtà culturali importantissime, come è stato appunto l'Istituto Ernesto De Martino e il canzoniere italiano, dove sono partite le iniziative a suo tempo, spettacoli come Bella Ciao, eccetera. E il Gerolamo è stato un punto di riferimento per questo mondo, per questa realtà, per questa proposta di una cultura altra, di una cultura che non fosse omologata, ma di una cultura che recuperasse le tradizioni popolari e le restituisse in forma nuova. Questo problema in un rapporto con le popolazioni, con la gente, con... questa realtà è andata avanti. Abbiamo qua Massimo De Vita, che è uno dei grandi continuatori di quell'esperienza. Siccome, dicevo, il Gerolamo è stato anche questo, il lirico non parliamone. Cielo prendiamo, Giuliano, cielo prendiamo. Non sia più tempo per pensare a se stessi, o perlomeno non nel vecchio modo di pensarci, ossia credere che fare bene il proprio lavoro basti a dare il contributo alla nostra società. È certo necessario, ma non basta più. Bisogna mettersi in movimento e lottare per togliere gli ostacoli che impediscono il lavoro ben fatto e che sia riconosciuto e utile. Bisogna togliere gli ostacoli, e questi ostacoli si identificano nelle leggi dello Stato, nelle scelte politiche o nelle sue dimenticanze. Se ognuno di noi lotterà pensando all'altro, per l'altro, troverà la forza di lasciare a casa il qualunquismo, purtroppo molto reale, ma che non ha mai cambiato niente in questo paese. Dobbiamo lottare per l'altro e dimenticare il nostro interesse, abbandonare l'orto per coltivare tutta la terra, mettere in circolo giustizia, equità, trasparenza non può che giovare a tutti. Solo così questa lotta per l'altro presto tornerà a me, alle mie necessità personali e più di tutto ai prossimi che verranno. Nascere in un deserto culturale, questo ora è il destino dei nostri figli, nascere e crescere con l'idea che la cultura sia un lusso per il tempo libero e non l'unica forza che ci ha sempre sollevato da terra e fatto camminare, parlare, condividere. Io non sono qui contro qualcuno, non mi interessa ciò che è stato, l'unico processo che mi interessa è quello della conoscenza. Il punto non è cambiare l'assessore o giunta, e di rimanere ad aspettare di essere amministrati da persone consapevoli. Questo è importante, necessario, ma non sufficiente. La cultura non può essere soggetta alla scelta di una persona, soggetta a pressioni, incompetenze, interessi personali, gusti esotici. Sono necessarie altre esperienze che partano altrove, da chi la cultura la vive giornalmente.
Ognuno si deve occupare di quel che sa. Sembra banale, ma non è mai successo qui da noi. Non possiamo ogni 4 anni sperare che il prossimo governo sia aperto e preparato. Dobbiamo costruire un movimento che comprenda artisti, operatori della cultura e cittadini, che sia direttamente responsabile delle proposte culturali per questa città. L'arte per la strada, come le fontanelle dell'acqua, l'arte agli artisti. E non è uno slogan, ma l'unica possibilità che ancora non si è tentata veramente. Avete sbagliato per decenni, date la possibilità a noi di farlo almeno per una volta, di creare un laboratorio di idee aperto e nel cuore della città, con le vetrine trasparenti e non appannate dagli aliti dell'interesse e dello scambio di favori. La società è in crisi e non si capisce di che cosa e di chi sia la responsabilità. Si dice che sia una crisi internazionale per dire semplicemente che la responsabilità non è nostra, non è di nessuno o di tutti. Non è così. Noi non eravamo seduti alla vostra tavola, non abbiamo deciso cos'era giusto mangiare e cosa conservare e quanto. Siamo ora chiamati a pagare il conto di un ristorante di lusso dove però non siamo mai entrati. La Scala, un'eccellenza che siamo orgogliosi di avere qui a Milano, è ormai un centro occupato dai banchieri, con una piccola differenza che noi paghiamo la sua sopravvivenza. In questo momento difficile per il paese sembra che l'unica possibilità sia un governo di tecnici, perché la politica ha fallito il suo compito. Perché allora non seguire questo esempio e dare il governo della cultura a chi la fa, ai tecnici della cultura? Perché non darsi come punto di riferimento i cittadini, che siano loro a decidere cosa è necessario e cosa non lo è? Il compito della politica è quello di creare o difendere modelli di vita e di sviluppo. Il nostro, quello di metterli in discussione attraverso le nostre opere, le nostre azioni, in modo che si crei un dialogo tra quello che si vive e quello che si potrebbe vivere. Dare spunti per immaginare società diverse. Per questo la cultura non può essere nelle mani della politica. Esiste un chiaro conflitto di interessi, un conflitto di compiti. La cultura è il ponte tra la società e le persone, senza altri filtri o mediazioni, senza i soliti condizionamenti. Oggi questi si esercitano in modo diversi da un tempo, non con la censura morale, ma con la censura economica, unico valore accettato universalmente. Grazie.